Oggi affronteremo la spinosa domanda che dall'alba dei tempi tormenta e divide la community nerd come la guerra delle console. Studio Ghibli o Walt Disney? Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul nuovo video, sono Sebastiano Serafini in Giappone, oggi a Venezia. Bene, sono qua perché volevo, no niente, perché c'è un po' di cose da fare, ma comunque volevo fare con la scusa un videotto e rispondere a una vostra domanda che mi era arrivata. E è una domanda che in realtà mi fanno un sacco di persone quando mi vedono, quando torno qua in Trentino, in Italia a fare qualcosa. La domanda è: sono migliori i film della Disney o i film di Miyazaki? Allora, per chi non conoscesse Miyazaki, piccola premessa, anche se in realtà non avrebbe bisogno, Miyazaki è praticamente un genio dell'animazione giapponese, ha vinto anche l'Oscar. Un sacco di premi, magari conoscerete La città incantata, Il castello di Howl'u, che forse sono tra i film un po' più conosciuti qua in Italia. E comunque, niente, ha compiuto di recente 75 anni, di cui più di 50 li ha dedicati a fare animazione per il suo studio, che è lo studio Ghibli, e ha fatto veramente dei film capolavori. E niente, mi era arrivata questa domanda: qual è il film migliore? Allora, dirò subito che non posso dare una risposta, perché comunque, cioè, non è che ce ne sia uno migliore o uno peggiore. Innanzitutto, sono indirizzati a un pubblico completamente diverso, perché mentre i film di Miyazaki magari sono più anche per adulti, perché vabbè, lo possono vedere anche i bambini, ma comunque non coglieranno mai tutti i concetti che Miyazaki vuole trasmettere nel suo film. Mentre i film della Disney sono dei film un po' più di massa, nel senso perché possono capire tutti, anche i bambini e i grandi. Magari i grandi possono avere delle sfumature in più, ma certo non ai livelli di Miyazaki, perché veramente se voi vedete dei film di Miyazaki a età diverse o anche nei periodi della vita diversa o anche nei periodi magari che nei periodi siete un po' più felici, nei periodi più tristi, voi potrete cogliere dei messaggi completamente diversi. Non c'è un inizio e una fine nei film di Miyazaki molto spesso dovrete più pensarli più che come dei film d'animazione, come dei pezzi quasi d'arte. Sono dei piccoli capolavori che possono essere capiti e che ti vogliono trasmettere dei messaggi, ma non è come la Disney che te le dice esplicitamente i messaggi, te li esprime completamente. Praticamente te li fa vivere. E quindi, secondo me, se tu vivi questi concetti che ti voglio trasmettere, quale il concetto d'avventura, il concetto di libertà, di volo, infatti, Miyazaki era un grande fan degli aerei, il concetto di ecologia, te li fa proprio sentire sulla sua pelle e te li mette proprio dentro di te, e secondo me, per la mia umile opinione, sono molto più forti dei film della Disney. Non c'è, secondo me, uno preferito. Diciamo, quelli per Miyazaki sono un po' più di nicchia, mentre quelli della Disney sono un po' più di massa, ma sono tutti e due belli. Io non ho saputo dare una risposta, però vorrei sapere che cosa ne pensate voi di questo argomento, quale secondo voi è migliore, se la Disney o Miyazaki, e ditemi anche qual è il vostro film di Miyazaki preferito qua sotto nei commenti. Mi raccomando, iscrivetevi e attivate la campanella, mi raccomando. Ciao ciao, ci vediamo domani alle 2 con un altro video. Bye bye.